gloria a Dio. Vengo sempre con piacere, conosco molti di voi ed è bello vederci legati insieme dall'amore di Dio, che è un amore straordinario, forte, qua giù e lo sarà per l'eternità. Ho incontrato delle difficoltà, quindi giusto un cenno riguardo la testimonianza di un intervento straordinario che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi sono proposto di non tacere e di raccontare quello che il Signore ha fatto, e tra le tante cose scelgo un fatto particolare, poiché alcuni anni fa, mentre ero pastore nella città di Agrigento, cominciai ad avere dei problemi di equilibrio, dei problemi di coordinamento dei movimenti. La mente mi diceva una cosa, ma le mani non corrispondevano esattamente. A un certo punto cominciai ad avere dei problemi a deambulare, a camminare, cominciavo ad appoggiarmi, a trascinarmi. Non si sapeva esattamente cosa fosse. Facemmo una TAC e da questa TAC risultò una specie di nocciola nel cervello. E allora ricordo uno dei professori, mentre leggeva il risultato della TAC, a un certo punto si fermò e mi disse: si accomodi. No, gli disse il professore, si accomodi lei, non si preoccupi. Parli tranquillamente, che siamo pronti ad affrontare qualunque situazione. E mi disse: qui c'è un problema serio, lei deve partire immediatamente, deve risolvere questo problema, non qui, deve andare subito al Nord Italia. E si prospettava che fosse un tumore al cervello. Facemmo una serie di esami, di approfondimenti in altri centri specialistici, e mi dissero che non era un tumore, si trattava semplicemente di una malformazione arterovenosa, una specie di groviglio di vene e arterie insieme che formavano questa, quindi nel pulsare irritavano la corteccia cerebrale, per cui avevo di questi squilibri, questi problemi. Mi dissero: si può trattare tranquillamente con dei raggi gamma, possiamo farlo in una seduta, lei si ricovera la sera e l'indomani è già a casa, e poi lì si secca da solo, non ci sono problemi. Mi ricoverai a Milano per fare questo intervento. Nel frattempo, potete ben immaginare, pregavamo il Signore che intervenisse Lui prima ancora dei dottori, e verso la mezzanotte, quindi del giorno che precedeva l'intervento, un dottore si presentò e mi disse: guardi, io ho guardato i suoi documenti, mi sorge un dubbio, il dubbio che non sia quello che è stato diagnosticato. E dentro di me dicevo: Signore, grazie, vuoi vedere che sei intervenuto, e quindi si farà un nuovo esame per vedere, e non ci sarà più nulla. E infatti il dottore disse: faremo un nuovo esame domani mattina più approfondito prima di intervenire. E dentro di me sorse, come dire, la certezza che il Signore avesse operato, e che quindi di fronte a questo nuovo esame in extremis non si trovasse più nulla. E facemmo questo esame e appena terminò disse: purtroppo è quello che io pensavo, non si tratta di un groviglio arterovenoso. Il fatto che non fosse quella cosa mi rallegrava, ma il purtroppo che utilizzò il professore mi mise un pochino in agitazione. E infatti disse: no, si tratta di un aneurisma gigante che è in fase terminale, per cui lei è a rischio da un istante all'altro di morte. Vi confesso che ci rimasi male, mi aspettavo che il Signore intervenisse, disse: come? Stiamo pregando, abbiamo rifatto questo esame, aspettavo una soluzione, invece la situazione peggiora. E ripartii da Milano con questi pensieri che si accavallavano,
sapete, il nemico cerca subito di approfittare, di fare leva, di suggerire delle cose negative, siamo uomini e per cui soggetti anche a questo, però strada facendo è come se il Signore a un certo punto mi avesse dato uno schiaffo per svegliarmi, mi fece riflettere, dice: ma se ti avessero fatto quel trattamento stamattina ti avrebbero ucciso all'istante. E dissi dentro di me: Signore, ma allora mi hai salvato la vita. E cominciai a glorificare il Signore con tutto il cuore. Insieme a mia moglie in macchina benedicevamo il nome del Signore, perché in realtà all'ultimo istante era intervenuto per evitare che si facesse quel trattamento, perché avrei perso la vita subito. E abbiamo ringraziato il Signore. Il problema però rimaneva. Abbiamo fatto diversi consulti, ma la situazione era complicata, non si poteva intervenire, o meglio, era possibile intervenire, ma per come era situato questo aneurisma in profondità, vi sarebbero stati dei problemi gravi, quindi delle invalidità, il pericolo di morte era altissimo. Mi prospettarono queste cose, dice: guardi, noi possiamo anche farlo questo intervento, però è sicuro al 100% che lei rimarrà invalido. Non sappiamo di quale invalidità, ma rimarrà invalido oltre il pericolo di morte. E a quel punto, avendo pregato il Signore, dicemmo insieme a mia moglie: se dobbiamo cadere nelle mani di qualcuno, preferiamo cadere nelle mani del Signore. Per cui lasciammo stare l'intervento chirurgico e dicemmo: ci affidiamo al Signore, quello che Dio vorrà, quando Dio vorrà, intanto serviamo il Signore. Comunicai questa scelta anche alla Chiesa, la Chiesa condivise con noi, perché insieme a noi pregavano, abbiamo sempre condiviso ogni cosa, e per cui iniziò un periodo che è durato circa un anno, per grazia di Dio, dove ogni giorno poteva accadere qualcosa di grave. Uscivo al mattino, non sapevo se sarei rientrato a mezzogiorno, andavo a dormire la sera, non sapevo se mi svegliavo l'indomani. Anche una semplice rampa di scala costituiva un grande problema, ma abbiamo affrontato ogni giorno con serenità, aspettando il Signore quotidianamente. E tutto questo è stato un bene, una ricchezza per l'anima mia, perché ho vissuto forse il periodo più bello della mia vita aspettando il Signore da un momento all'altro. L'unica cosa di cui mi occupavo era tenermi pronto per incontrare il Signore. E quando ci si trova in queste condizioni svaniscono tanti pensieri, tante idee, lasciatemi dire, tanti grilli per la testa che passano via, rimane soltanto un desiderio, che è quello di camminare nella verità, di amare la verità e di annunziare la verità, che è Gesù Cristo. Poi, dietro insistenza di alcuni, mi fecero fare altri controlli, poiché la situazione peggiorava giorno per giorno, arrivai quasi a non poter più neanche mettere una firma. E però avevo dei periodi dove stavo bene, e i periodi quando stavo bene erano soltanto i periodi legati all'attività ministeriale. Cioè, quando vi era il culto, presiedevo, predicavo, i raduni, incontri, predicazioni, impegni con la scuola biblica o con il consiglio generale, stavo bene. Il Signore mi dava dei permessi, quindi mi permetteva di svolgere il ministero, dopodiché a casa avevo questi problemi piuttosto complessi. In uno di questi inviti per annunziare la parola nella città di Torino, esattamente a Borgaro Torinese, dove è pastore il fratello Giovanni Curci, mi invitarono a predicare la parola, una piccola chiesetta. Dopo aver annunziato la parola, feci un appello. A questo appello si alzarono diverse persone. Il pastore mi disse alla fine: lo sai chi è quel giovane che si è alzato all'appello stasera? E gli dissi: no, come faccio a saperlo? Non vivo qui. Disse: questo è quel giovane
è il vice primario della neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino. Vieni che te lo presento. Me lo presentò e dopo un po' gli esposi anche questo problema e mi disse: perché non mi vieni a trovare domani mattina, mi fai vedere la lastra, vediamo un po' com'è la situazione. Ci andai, appena guardò la situazione, indietreggiò letteralmente, si alzò dalla sedia e disse: ma questa è cattiva, ce la devi togliere perché è cattiva. E dico: lo so che è cattiva, so pure che devo toglierla, ma il problema è come toglierla. E mi disse: effettivamente hai ragione, è complicato. Rimase a riflettere, dopo un po' disse: voglio fare un esperimento. Puoi venire fra qualche mese, voglio fare un esperimento, entrare attraverso la vena femorale, arrivare nel cervello e provare a simulare l'intervento chiudendo l'arteria sulla quale è questo aneurisma, per vedere qual è l'invalidità che ti rimarrà. È un po' come, che so, tagliare un filo e vedere quale lampadina si spegne per capire qual è il problema che rimarrà. E poi tu deciderai se fare o non fare l'intervento. Facemmo questo test, io stringo, taglio, perché diciamo gli aspetti sono così ricchi, ma così benedetti, poiché vedevo la mano di Dio giorno per giorno intervenire. Ebbi fiducia di quest'uomo, perché tutto cominciò nella casa del Signore, cominciò in chiesa. Lui ebbe fiducia della parola di Dio, rispose ad un appello, e il Signore mi mise in cuore di avere fiducia di questo giovane, dopo aver consultato i grandi professori che dicevano che era impossibile. Facemmo questo test e dal test risultò che avrei perso l'uso del braccio sinistro, della mano sinistra completamente, parte anche della gamba. Tre professori hanno firmato il referto, il documento, e matematicamente, quindi, facendo quell'intervento avrei perso l'uso del braccio sinistro. Che dici? Che vuoi fare? Mi dissero. Era venerdì, gli disse: sentite, facciamo una cosa, datemi un permesso, io domani è sabato, poi è domenica, ci sono delle chiese qui a Torino che vorrei visitare, vado a predicare la parola, preghiamo il Signore, ci rivediamo lunedì, vi darò la risposta. In quei due giorni, sabato e domenica, il Signore ci ha benedetti insieme in alcune comunità della zona di Torino, senza pensare più al problema. Il lunedì siamo andati lì e mi disse: cosa hai pensato? Se facciamo l'intervento, gli dissi, proviamo e abbiamo fiducia che il Signore interverrà. E alla fine batteremo 5 col braccio sinistro, con la mano sinistra. E se hai questa fede? Ho questa fede, facciamo l'intervento, il Signore interverrà, perché stiamo pregando in tutta Italia, gli dissi, stanno pregando per me e ovviamente anche per te, anche all'estero, abbiamo fede che Dio opererà. E così facemmo questo intervento e tra l'altro vi dico un'altra cosa, l'intervento doveva essere fatto, si dice, a cielo aperto, cioè dovevano aprire il cranio per arrivare. Invece, dopo aver fatto quel test, il professore disse: io farò questo intervento dall'interno senza aprire nulla. Era, per come era situata la situazione, era difficile, e direi impossibile, ma si impuntò contro il parere dei colleghi, i quali dicevano: no, è rischioso, è pericoloso. Chiesero a me il parere, io gli disse: sì, lo facciamo. Perché continuava quella fiducia che era nata in quella chiesa a Torino. E così facemmo questo intervento e alla fine, quando mi svegliai, cercavo nel braccio sinistro e io lo alzai e gli dissi: gloria a Dio, il braccio è qua, tutto funziona. Ma come, non c'hai formicolio, non hai un po' di torpore? Non c'è nulla, lo sento forte, lo sento bene. Il Signore è intervenuto, è operato. Ma guardi, si stenda, lei stia sdraiata, non si alzi, perché lei fra un po' sentirà formicolio, fra un po' sentirà un po' di torpore, il braccio non lo sentirà più.
Sono passati già alcuni anni, era il 2008, il braccio ancora funziona ancora, formicolia non ce n'è, torpore non ce n'è. Tutte le volte che chiamavo Torino per dei consulti mi chiedevano: ma sente torpore, sente formicolio? Dissi: ma allora non avete capito nulla, il Signore è intervenuto. E una delle cose grandi che il Signore ha fatto nella mia vita, io ho una zona di cervello dove è stata chiusa un'arteria e c'è tutta una zona di cervello ischemizzata, cioè non più irrorata dal sangue, e quindi c'è un'ischemia. In realtà è la zona che controlla il movimento sinistro, è spenta, cioè come se fosse un filo tagliato, ma la lampadina accende lo stesso. Questa è solo la mano del Signore. È un aspetto di una serie di miracoli straordinari che il Signore ha fatto nella mia vita. Ho desiderio di ascoltare la predicazione della parola di Dio, quindi ho sintetizzato, ho cercato di essere breve. Sento solo nel cuore il desiderio di continuare ad amare, servire, onorare il mio Dio, colui che mi ha salvato e colui che mi sostiene ancora oggi, giorno dopo giorno. Dio vi benedica. Avrò piacere di portare i vostri affettuosi saluti alla Chiesa di Messina domenica, Dio volendo. Amen. Pace a tutti. Dio vi benedica.